Gentili telespettatori, buonasera. Ci troviamo sul terrazzo del monastero che ha rappresentato l'opera teatrale di Suor Ambrogina di San Carlo, scritta dal professor Antonio Forte. Antonio Forte ha alle sue spalle una lunga carriera sia come insegnante elementare e poi come professore all'Istituto Magistrale di Formia. Professore, una prima domanda che riguarda la spiegazione di questa sua opera nei riguardi di una suora. Allora, dobbiamo brevemente accennare un problema strettamente personale. Io 3 anni fa sono stato colpito da quel male che oggi, grazie a Dio, non pare più incurabile. Comunque, quando arriva, tutti siamo presi dal terrore. Io sono stato operato e nella degenza ho avuto diverse visite, fra queste degli amici e dei parenti di questa suora. Mi hanno portato un testo del professor Fernando Sparagni, il nipote, che io ho letto. Ho letto e conoscevo un po', così come tutti conoscono Amaranola, questa giovinetta che partì nel 1928 per farsi suora. Ma non sapevo quello che nascondevano, non solo quello che raccontavano i parenti, gli ecclesiastici, ma soprattutto quello che io sono poi appassionato di questa giovinetta morta purtroppo a solo 43 anni nel 1954, quello che rappresentava, cioè una vera mistica. Mi ha appassionato, ho fatto degli studi, ho saputo vedere nei racconti della gente che l'ha conosciuta e quindi mi sono fatto un'idea che era veramente una santa. E io volevo proprio dare un segno importante di questa giovane, umile contadinella che parte da Marano con la terza elementare e che poi, avversata tanto dal padre, che arrivava anche a fargli, diciamo, la picchiava, la martoriava, la portava con sé in campagna, alla fine lei ha resistito. Vincere, non ti fa forza che la capo di pezza ti abbia da simpatia, che ti sta mettendo idee in capo, testo! E ricorda, che cantante si fa quello che dico io! La vita mia ci voglio pensare io perché la caccia fa. Dico me, ma mo stiamo a mangiare, no? E pensiamo a mangiare, non è tempo di parlare di certe cose! La vita è questa, pure tu ti fai fare quello che vuoi, eh? E sta guardando non manca di rispetto ma quando se la fa con l'amore, hai capito? Ma che carattere ha così? No, io ho detto la moda che non ci voglio io perché voglio imparare così a ricamare. Su, non ci vai giù dalla moda, che capito? Se continui a disubbidirmi, ah! E se no ti chiudo dentro la camera scurta ti ci faccio stare la settimana sana. Eh sì, allora se più che sono della camera scurta ci posso ir pure da vita sola. Filomena, ma dove vai, picchia? È diventata suora, ma anche qui ha continuato ad avere un'avversione, ma lei la malattia che ha avuto, poi un intervento demoniaco che l'ha ridotta in un mucchio d'ossa ed è stato fino alla fine, diciamo, quasi lei viveva con l'Eucaristia. Gli ultimi anni proprio non si cibava più ed era la forza dell'Eucaristia che la teneva in vita. Questa umile suora, che avevo detto aveva fatto appena pochi anni di scuola, è riuscita così a impossessarsi non solo della lingua e a lasciare degli scritti che sono dei veri trattati teologici, ma sull'ispirazione, sul misticismo, ecco. E infatti lei, come avete sentito, anche la madre generale, ne parla come una vera mistica. È un riferimento che questo mi ha appassionato tanto e quindi ecco qui questa operetta che io ho messo su. Professore Forte, lei ci sta veramente incuriosendo e anche
ci sta dando la possibilità di spiegare questi che sono dei valori religiosi, spirituali, che non rientrano certamente nella logica cartesiana. Quindi lei ha avuto come forza ad uscire fuori dal suo male la missione evangelica, la missione spirituale cristiana della suora? Ma adesso non enfatizziamo troppo, perché io ancora sono sub iudice, quindi aspetto che il mio, ecco perché veramente ci sia il miracolo, ma diciamo al di là di queste cose, è il personaggio anche umano che è appassionato, che mi ha appassionato, che io vorrei far conoscere, perché è un esempio per tutti, un'umile donna, l'amore, un detto, uno scritto che ha lasciato, l'amore è più forte della morte, guarda, e questo veramente è quello che dovrebbe prendere ormai in questo mondo così oggi. Bene, partiamo da questo concetto dell'amore, da questo concetto importante. E ricalcando un po' la storia di questa suora, no? Ha iniziato suora Ambrogina con una vita rurale, è nata mi sembra nel 1909. Da una famiglia contadina dove prima avevano come punto di riferimento una famiglia patriarcale, quella che poi rappresenta il primo Novecento del sistema italiano. Tu scrianzata, prima di tutto oggi è la festa di Filomena che si è fatta la prima comunione, essendo lei staccata non si magna. Oggi è tutta la festa di Sant'Antonio e poi resta presa, e quante volte la giudite nelle sigle? Che gli figli, la stacca prima da me, specie la festa comandante, sono stati tutti quanti in sé. Me, porta a tavola, capo, chi vede tardi si arrangia, forza, cadendo la fame. Che mi mangiare un grassato con tutto la torna. Linda, posso portare pure io? La forma di un grassato. Franceschini, spazio di giullare. No, mi sento io. Franceschini, tu si maschera e metti vicino a palla. Che Maria si mette vicino a me che mi aiuta a fare i piatti e a fenomeno la mettiamo a capo di tavola che la festeggiata. Siete arrivati? Avete fatto a tempo a tempo, andavate nati fuori, ma andavate di uno. E vabbè, ma Filomena sta a posto perché oggi si è spostata con l'ostia. Cosa grigia? Filomena, dopo la processione, l'ha chiamata sotto lì dentro la sacristia. Scusate, messi c'erano tutti quelli che hanno fatto la prima comunione. Se gli puoi cedere la medaglietta e la pergamena dell'Immacolata con Concezione. Vedi, papà? Sì, mamma, mettetevi a tavola, cosa da mangiare? Dammelo poco, eh? No, tu no, che me la fai mangiare. No, no, vabbè, basta cagnare, perché su vestiti ci danno imprestate e può servire ancora, figlia mia, va. E via, mamma, me la posso tenere ancora. In questa vita così, anche bucolica, della suora, qual è stata la forza che l'ha spinta ad avviarsi verso un monastero? Cioè, noi, bisogna dire che in effetti io facendo un'intervista 3 anni fa a questa centenaria di Maranola, prima che morisse, e volevo proprio sapere questo, ma da bambina, da ragazza, perché questa centenaria era stata una sua compagna di scuola, mi ha detto, volevo sapere proprio quello che penso io di Filomena, perché così si chiamava al secolo. Era nata santa e infatti questa era docile con tutti, non si ribellava mai. Thank you.
questa bambina che si era appassionata tanto alla vita monastica, perché veniva qui in questo convento, c'era già allora un gruppo di suore che a quel tempo facevano proprio proselitismo, e soprattutto c'era un gruppo, le chiamavano le figlie di Maria, e partecipava lei era la più attiva, e c'era questa suor Clotilde che noi abbiamo tanto rappresentato, che poi forse l'ha ispirata, è riuscita forse a dargli la spinta ad arrivare, e lei niente l'ha fermata. Poi è diventata una asceta, dicevo, ha scritto. La suora, sì, suora Ambrogina, è valsa per lei non il viaggio che ha fatto anche qualche sacerdote, filosofo, ed eccetera. Lei ha accettato in pieno tutti i dogmi della fede cristiana. Certamente, lei si è immolata.